Buongiorno Ladies da New York, noi siamo da Costco, eccolo, e siamo in fila per gonfiare le ruote della macchina. Da Costco praticamente potete fare un sacco di cose, tra cui anche, anche sistemare la pressione della macchina, perché qui c'è anche il negozio per installare proprio le ruote, volendo le gomme. Poi c'è dicevo, c'è anche la per fare benzina. Ora Gabri sta. Riesci a vedere lì? Aspetta, Dice niente? Lo devo accendere. come? La deve accendere forse? Sì, non lo so. Ladies, gomme gonfiate. Adesso c'è un casino qui al parcheggio perché cioè non c'è posto e siamo infrasettimanale. Ma adesso abbiamo trovato un posto dove escono tre macchine in contemporanea, praticamente. Sì, Costco è. Gli americani amano Costco. Ladies, siamo arrivati da Costco. Sta mega televisione 65 pollici. Gabri, questa è più grande di quella che abbiamo comprato noi a casa. Costa solo 400 dollari. Cioè, spettacolo. Andiamo a vedere un pochino se ci sono un po' di cose di Natale. Venite, venite. Amo, questa andrebbe bene in cucina. Cioè, è pure grande, però 50 pollici, 2,79. Perché noi in cucina non abbiamo la televisore, ma qua costano pochissimo. Mamma mia, mamma. Ladies, Levi's da uomo, o Levi's, come dicono qui, 31 dollari. Cioè, questo è 511, sì, sono tutti 511. Poi lì ci sono dei maglioncini di lana merino a 25 dollari. Questi sono proprio belli. Gabri, questo tu quanto l'hai pagato? 120 euro. Lo comprammo al Campania, mi ricordo. Dalla vista al Campania. Decorazioni sobrie e piccoline. Allora, questo 130 dollari, il prezzo accettabile. Qui mettete un pinguino fuori casa, se no una famiglia di, come si chiama, una famiglia di snowman a 140 dollari. Anche questo comunque il prezzo è buono perché hai quattro personaggi. Poi queste sono bellissime, amore. Queste io metterei fuori casa mia. Le renne Wow, elegantissime. com'è bello! A Bello. destra! Cosa? Belli questi. Qua c'è Olaf gigante, Hai visto, Leone? C'è Olaf. No, le di sulla vero? batteria Eccola! scarica, mi auguro di riuscire a riprendervi ancora qualcosina. Che belli! Qui ci sono gli alberi, quelli a cono. Puoi vedere? Qui c'è la casa di Topolino. Che bella. Leone ha scelto, gli piace questa. La casetta di Topolino. Che bella, Levis. Questa viene 115 dollari. Proprio della Disney. E poi sì, ce ne sono altre. Ah, guarda queste con tutti i personaggi, amo. Anche con la pista. Con Topolino che fa Babbo Natale. È bella questa con l'albero, guarda che bello. Ah, c'è anche l'elefantino volante. Come si chiama l'elefantino volante? Non mi ricordo il nome. Dumbo. Dumbo, sì. Vabbè, ci sono un po' di alberelli. Bello. Questo. Le palle grandi. Gli alberi soltanto economici, No, gli alberi qua costano un sacco. Quello di ieri che era enorme, veniva a 400 dollari. Questo è come simile a quello di ieri, amore. Però questa era la versione bassa e costa quanto quello grande. Ladies, qui vendono il kit per fare i cannoli. Praticamente voi lo dovete riempire, c'è cioè la conchiglia, la chiamano esterna, e voi la dovete riempire handmade. Ladies, visto che si avvicina Thanksgiving, questo è un esempio di tacchino. E vi fate il tacchino a ringraziamento. Poi ci sono tutto anche il purè, sarebbe smashing potatoes. Questo è il sugo che si mette, cioè questo è tutto praticamente per il ringraziamento, ci sono tutte le cose che vi possono servire, c'è anche soltanto il petto, turkey breast. Io devo vedere come devo fare quest'anno con ringraziamento perché mi piacerebbe fare una cena un po' italo-americana, vi dico. Lei disse qui siamo nel regno della carta degli americani, questi sono praticamente 12 rotoli, quelli lunghi, quanto costano? Non riesco a leggere, leggi là dietro. Quanto costa? 24 dollari tutta questa carta. Noi abbiamo preso una marea d'acqua e qui è l'unico posto dove troviamo le bottiglie da 1,5 litri, quindi abbiamo fatto scorta, più 40 bottigliette piccole e costano un sacco. Andiamo a prendere la Coca-Cola, dov'è? Qui c'è altra carta. Quanto viene questa, Ladies? Non si legge, ma tanto, 20 dollari forse. Ladies, qui c'è il kit per fare i biscotti, baking kit, il biscotto grande. Poi ci sono un po' di cesti. Vediamo un po' cosa c'è, queste scatole, dentro escono tutti i cioccolatini, questa torre, altri cioccolatini assortiti, questi sono i cesti americani, vi faccio vedere un po' di cesti americani, vedo che c'è anche Ghirardelli, cioccolato alla menta, un altro cesto, 79 dollari, questo 19 dollari, qui c'è un po' di cose anche salate. Ladies, salutiamo.
L'autunno, venite con me. Adesso disestelleremo tutto l'autunno da casa. Ladies, siamo pronte a dare il benvenuto al Natale. Ci stiamo preparando, io ve lo dico, sarà un tour spettacolare. Non credevo di riuscire a creare qualcosa del genere anche a casa in America, invece sono emozionatissima. Veramente non vi dovete perdere il tour, dopo vi dico la data di quando ci sarà il tour. E tra le altre cose Gabri mi sta anche montando dei pezzi di arredo, quindi vi farò vedere tutto insieme. Uno spettacolo. Sì, qui c'è caos tra giocattoli, cose di Natale. Ora sto facendo tutta la scala, vi faccio solo vedere, c'è un sacco di roba da fare ancora, ma sarà bellissimo, ve lo dico. Ladies, siamo da Woods, volevo vedere un po' di ghirlande per la porta e poi mi serve il coprialbero. Ah, qua ci sono i calendari dell'avvento, che io e Megan non volevamo prendere, però questi non mi piacciono. Ah, quella è carina, ma non è carina, è la carrozza dei... Sì, con i giocattoli. Andiamo, mamma, vieni, vieni. Babbo Natale. Sì. Ieri, vabbè, lo sapete, penso, ho iniziato ad arredare, a decorare casa. Guarda questa ghirlanda enorme. Guarda che bella è. E quindi mi servono le ultime cose per finire. E sono venuta da Home Goods per vedere se trovo. Mi serve anche, per esempio, il copri base dell'albero. E devo chiedere dove li tengono qui, perché non ne ho idea. Qui ci sono le sfere, le palle, queste qui, che belle che sono, e qui le palline. Ladies, avevo trovato le tazzine da caffè con l'omino di pan di zenzero, non le presi, infatti adesso non ci sono più. Quando vedo una cosa la devo prendere subito. Ladies, continua la ricerca dei portasaponi spettacolari. Ora, per me questo vince tutto, cioè la cassetta della posta. Bellissimo. Qui invece ci sono Gabri e Leone che provano tutti i divani di tutti i negozi, vero? Sì. Ladies, siamo da Lot Less Time of the Year. Leone vuole questo, volevo chiedere a Babbo Natale, vero? Topolino grande. E qui ci sono una marea di decorazioni, stiamo vedendo le ultime cose che ci possono servire. Io stamattina non ho trovato la base per l'albero, la copertura, quindi adesso vedo se la trovo qua. E sì, e se manca qualche altra cosina, guarda che carino quello, mi piace. È carino, anche da mettere in uno studio, in una camera. Candy cane. Mettere fuori in giardino. Ce l'abbiamo le candy cane, Megan. Se era bianca e rossa, sì. No, non così grande, ma più bella. Molto più bella. Costa 5 euro. Guardate un po'. Qui ci sono tutte le cose, io ho fatto un sacco di cose do it yourself quest'anno, poi appunto appena andrò online il tour e dopo vi do la data, vedrete. No. Questa è verde e rossa, bella. Amo, mica ci servono altre luci? Sì. Vedi, per l'albero? Che ieri, vedi, si è fatto l'albero, mi mancavano le luci, cioè non mi mancavano le luci, però abbiamo preso delle luci che praticamente pensavo si legassero tra di loro in un modo, invece era un altro modo. E quindi sono stata un po' in difficoltà, però poi vi svelo come sono riuscita in ogni modo a farlo, a metterle comunque. Ladies, vi voglio far vedere un paio di cose che ho comprato ieri a prezzi ottimi.
Allora partiamo da questi, dei pantaloni caldissimi, alcuni dei quali simili io non ho mai visto, vi dico la verità. Allora il primo è questo, praticamente, aspettate, l'ho messo contro luce, lo so, ma era per appoggiarlo qui sulla sedia, è tutto di pile, però è come se fosse un leggings aderente, quindi mi sembra comodo, lo proverò e vediamo. E questo l'ho pagato pochissimo, l'ho pagato tipo 5-6 dollari, qualcosa così. Poi ho preso quest'altro che invece è più elegante a livello di tessuto, vi faccio vedere, cioè come se fosse proprio un pantalone classico, però è sempre tipo leggings, ma dentro, ladies, è di pile. E quindi insomma potete vestirvi anche bene stando calde, ma appunto con il pile all'interno. E anche questo mi sembra averlo pagato 6 dollari. Poi cos'altro ho preso? Ho preso questa che è la base, non mi piace proprio, ve lo dico già, ma è l'unica che sono riuscita a trovare di una misura piccola, la base da mettere sotto l'albero di Natale, perché questa qui era 42 inches ed è molto, è comunque grande, però non lo so, era l'unica che ho trovato e quindi l'ho presa, veniva pure poco, 4 dollari, non si vede, 4 dollari. Poi l'ultimo leggings è questo, non so, sembrano tutti uguali ma sono tutti diversi, fidatevi che invece è di velluto, molto carino secondo me, con questo effetto, cioè velluto proprio, però dentro non è il pile, questo qui anche l'ho pagato mi pare 5 dollari. Poi ho preso una cosa molto carina che è questa qui, sono praticamente questo set di appendiabiti, appendi borse, insomma quello che preferite, con il fiocco fatto tutto di perle. La cosa che non mi piaceva era il gancio argento satinato, però se avessi preso il gancio oro il fiocco sarebbe stato crema, non mi piaceva, i fiocchi piacciono bianchi o rosa, insomma, poi anche crema ci sta, però a fianco a quello bianco il bianco era più bello. Questo è venuto 13 dollari e sono pesantissimi, molto molto belli. Cos'altro ho preso, ladies? Ah, allora, queste sono diventate per me veramente indispensabili. Però ho voluto provare anche quelle senza zucchero. Allora, sono queste caramelle, forse ve le avevo già fatte vedere, che sono come le Alpellibe, però sono più grosse, sono buonissime, molto comode, insomma, da tenere dietro. E poi c'era, ecco qua, la versione sugar free, con anche il pacchetto diverso, perché vedete, questa è impacchettata così e questa invece così, e voglio provarla, sì, a mamma. E la differenza sta anche nelle calorie, perché questa è 45 calorie a caramella mentre quest'altra 70. Ora con queste mi sono trovata bene, queste sono senza zucchero, vediamo come saranno, comunque sono ottime, sarebbero le nostre Alpellibe e buone veramente, $1,69 tutti e tre. Sì, ladies, allora ci siamo. Vi do la data, magari ve la scrivo già prima inizio video, ve la scrivo già, magari già l'avete letta durante il video, perché vi metto già la scritta durante il video, io lo sto editando adesso. Allora, comunque ci siamo, mercoledì 20 novembre, quindi dopodomani, tra due giorni, ci sarà l'home tour di Natale, il mio primo home tour di Natale della casa americana. È uno spettacolo, io ve lo dico, perché non mi aspettavo, forse pensavo anche di non essere in grado, non pensavo di non essere in grado di riuscire a rendere così accogliente, così calda e così bella un'altra casa per Natale che non fosse quella mia a Firenze. Invece vedrete un video carico di emozione e soprattutto un home styling natalizio spettacolare. Oltre a questo vi annuncio, come vi avevo già anticipato, che ci sarà il restock di alcune borse che aspettate da tantissimo tempo, visto che anche oggi ancora mi avete scritto, ve lo dico in questo video. Ci sarà il restock di Lady Weekend, quindi la bellissima borsa da viaggio in pelle Filomena Amore. Tornerà la vostra amata Lady Capri, la borsa più venduta di sempre, la più comoda di sempre, la tracollina piccola ma furba con due zip che riesce a contenere anche una bottiglia d'acqua in ben 4 colori. E poi tornerà anche Lady Love, ovvero il portachiavi di Filomena Amore a cuore, iconico già da diversi anni, che mancava, e tornerà in tutti i colori. E in più ovviamente ci saranno tutte le altre borse, ma vi anticipo già che ci sarà un regalo per voi, una promo molto carina che ho pensato. Quindi ladies, io vi aspetto mercoledì 20 novembre alle ore 14 italiane, quindi alle 2 in Italia e non alle 7 di mattina, alle 2 su Filomena Amore, per l'home tour di Natale della mia casa americana,
qui a New York e con le nuove ladies che tornano appunto su filomenamore.com. È una promo bellissima, pensata per il vostro Natale, per farvi un bellissimo regalo. Quindi vi aspetto mercoledì 20 alle 14 qui su Filomenamore. Ciao ladies!